Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qua. E niente, volevo fare un po' di chiacchiere con voi. Se mi vedete vestita e truccata come nel video precedente o nel video che verrà dopo di questo, perché non so ancora come saranno caricati, è perché stamattina ho avuto tempo, stamattina ho tempo a disposizione. È stata una settimana, la settimana scorsa sono stati 7-10 giorni molto, molto frenetici. Sapete quei periodi dove ne capitano una dietro l'altra? Ecco, è stata una settimana un po' così. Oggi dovrebbe essere, se non erro, dovrebbe essere lunedì 11 novembre, quindi già il mese è iniziato da 11 giorni. È iniziato in un modo veramente, veramente schifoso, passatemi il termine, perché sta piovendo dal 2 di novembre, sta piovendo in continuazione. In questi 10 giorni abbiamo avuto sì e no un giorno e mezzo di sole. Tutta quest'acqua, perché poi non sono state piogge normali, sono stati veri e propri nubifragi, cioè ha piovuto talmente forte i primi giorni che ho avuto un danno al tetto, mi è entrata acqua dal tetto proprio qui nel lato della cucina, facendomi un danno. Non vi mostro il danno che è stato fatto, e abbiamo dovuto correre ai ripari. Abbiamo chiamato una persona esperta per appunto mettere la guaina impermeabilizzante sul tetto, cosa che non ha potuto ancora fare, perché se non smette di piovere, quindi se non fanno almeno 2-3 giorni continuati di sole che fanno asciugare il tetto, non può venire a mettere la guaina impermeabilizzante, perché altrimenti non attaccherebbe bene, sarebbero solo soldi buttati. Per il momento abbiamo tamponato con un prodotto che impermeabilizza minimamente, e quindi per il momento le perdite di acqua, quando piove proprio forte forte, sono minime. Però non vi dico il disagio, non vi dico il disagio anche psicologico, a vedere la parete, comunque a vedere tutto il lato del soffitto bagnato, perché poi subito si annerisce, la casa già è umida in sé, comunque veramente un pasticcio, veramente uno spreco di soldi, perché comunque uno stava mettendo da parte, sinceramente stavo mettendo qualche cosa da parte perché avevo intenzione di cambiare la camera da letto, volevo rimodernare un po' la camera da letto, cambiare i mobili, quindi mi stavo già informando sui vari siti, nei vari mobilifici come Mondo Convenienza, come altri mobilifici che stanno qua in giro, Ikea, no, perché comunque la camera da letto mi piace completa, non quella di Ikea, diciamo così, poi non si sa mai. Comunque ho dovuto utilizzare, diciamo così, il budget messo da parte per la camera da letto, ho dovuto utilizzare questo budget per aggiustare il tetto, e niente, quindi già qua sono quelle cose che comunque non ti aspettavi. Poi sono arrivate delle bollette, spese varie, quindi ti cade tutto addosso, tutto in un momento, tu fai il pensiero in un modo e poi viene in un altro. Speriamo solamente che faccia qualche settimana di bel tempo, in modo che risolviamo questo problema del tetto, che viene a metterci questa guaina sul tetto, e poi con calma dovremmo pensare anche a risolvere il problema interno, perché comunque andrà trattata la parete bagnata, andrà prima fatta asciugare, poi andrà trattata con l'antimuffa, perché sicuramente, anzi penso che già sta facendo capolino la muffa,
andrà tappata, poi dovrà venire stuccata, verniciata, eccetera, eccetera. Quindi ci saranno ancora altre spese. Vedo la camera da letto, per il momento la vedo allontanarsi in modo irrimediabile. Poi diciamo così, le disgrazie non vengono mai da sole, perché comunque da martedì mio figlio sta male, gli è venuta la febbre, un virus pseudo-influenzale, dovevamo andare a fare il vaccino, perché il pediatra non fa il vaccino per l'influenza, essendo lui portato ad ammalarsi in continuazione, già così, già quando non è periodo influenzale, figuriamoci poi durante il periodo influenzale. E niente, ha preso questo pseudovirus influenzale, quindi gli è venuta la febbre, è stato con 2 o 3 giorni di febbre, abbiamo iniziato a fare l'antibiotico, questa sera ho appuntamento dal pediatra, è stato una settimana a casa da scuola anche perché malato così com'era, proprio non me la sentivo, anche sfebbrato, malato così com'era, con la tosse, un pochino di bronchite, proprio non me la sentivo di prenderlo al mattino, noi poi andiamo a piedi, portarlo per sotto l'acqua, a scuola, a fare anche questo sbalzo di temperature, mi facevamo venire una polmonite. Ancora strascichi di tosse, ma stasera lo farò fare una bella visita alle spalle, al petto, per vedere un po' il pediatra cosa mi dice, perché anche se sta facendo ancora l'antibiotico, sta prendendo ancora le medicine che gli sono state prescritte, gli è iniziata una bella tosse catarrosa. Scusate, gli è iniziata una bella tosse catarrosa, e quindi anche per quanto riguarda questo fatto che non sta bene, mi porta altra, non voglio dire proprio ansia, ma mi porta altre preoccupazioni. Quindi sono proprio quei periodi dove succede una cosa spiacevole dietro l'altra, e non ho avuto proprio, non dico non ho avuto tempo, sì, non ho avuto tempo, anche perché stando il bambino malato, stando a casa, la testa di girare, di mettermi a girare i video non ce n'era. Essendo un periodo veramente brutto, non ti viene nemmeno quella cosa di dire, cioè, come dire, non ti viene nemmeno l'idea di quale video girare, e quindi niente, mi sono presa una piccola pausa. Avevo qualche video girato in precedenza, quindi ho usufruito, diciamo così, ho campato di rendita per quanto riguarda i video. Oggi stamattina mi sono sentita un pochino, diciamo così, più rilassata, perché così, diciamo, ho assorbito, come si dice, ho assorbito la botta del tetto, ho assorbito la botta del, comunque il bambino un pochino sta meglio, la febbre è passata, eccetera, eccetera. Non sta andando a scuola, non sta andando a scuola, e mo domani o dopodomani, se il pediatra mi dà il benestare, dice che può andare, comincerà ad andare a scuola. Dovremo sopportare anche le maestre, perché comunque le maestre, per loro i bambini dovrebbero stare in salute tutto l'anno, e anche con la febbre a 40 dovrebbero andare a scuola, che poi non so come mai, ma è una cosa che non ho notato solo io, perché mi sono confrontata poi con altre mamme che hanno i bambini che vanno a scuola alcune cose non gliele fanno fare, gliele danno tutte per casa, pensando che le mamme a casa hanno la laurea, il diploma di maestre, devono fare loro le professoresse, loro le maestre, non pensano che magari le mamme a casa lavorano, magari hanno problemi di salute, magari, perché no, quelle cose ai loro tempi, quando andavano a scuola, loro non le facevano in modo diverso. E non hanno né tempo né voglia di fare i compiti, quindi domani, dopodomani, dovrò pure sorbirmi, come si dice, la ramanzina delle maestre. E sinceramente, non è proprio il momento di sorbire pure le ramanzine delle maestre, che comunque penso che la salute deve stare al primo posto. Cioè, non posso portare un bambino con la febbre, un bambino con la bronchite, anche sotto l'acqua, perché comunque stiamo a piedi, anche sotto l'acqua, con il vento, con il freddo, magari poi esce tutto sudato dalla scuola, li portano in palestra, gli fanno prendere acqua in testa, se ne fregano se dico è malato, palestra oggi non gliela far fare, e fargli prendere una polmonite facendo le corna, e niente, quindi è un periodo un pochino brutto.
periodo un pochino brutto, questi periodi poi un pochino brutti, già il tempo che non è buono, quindi che piove in continuazione, che mi mette l'angoscia. Poi questi periodi neri dove sembra che non ne riesce a venire fuori niente, quindi non avevo proprio la vena più adatta per girare un video. Spero di poter recuperare in questi giorni. Nel frattempo ho fatto di nuovo l'ennè, avevo l'ennè zarqua in casa, quindi ho fatto un'ennata con l'ennè zarqua. Devo dire il colore è rimasto più scuro, sempre rossi sono, però mo virano di nuovo verso il rosso ciliegia. Non ho avuto testa, non ho avuto finanze soprattutto per mettere in atto il progetto di prendere il Katam e di utilizzarlo con un ennè freddo, che sia lo zacqua o che sia altro ennè freddo. Non ho avuto appunto, come vi ho detto, le finanze, perché comunque i soldi mi servivano e mi servono per cose più urgenti, quindi il colore dei capelli può passare in secondo piano. Ho lo zacco in casa, sono stata rossa per 2-3 anni, se rimango rossa per altri 2-3 mesi, ma chi se ne frega, ora come ho detto ho altre priorità a livello economico, quindi non me la sento proprio di pensare al colore dei capelli, quello è passato in secondo piano, diciamo così. Ho tagliato le punte, finalmente c'era la luna buona, per una cosa o per l'altra finivo sempre per rimandare. Avevo voluto tagliare già fine settembre, metà ottobre, ma ho rimandato per varie cose, quindi ho spuntato con la luna crescente, ho spuntato un pochino di punte perché ne avevano bisogno, dopo un'intera estate al mare avevano bisogno di una spuntatina. Ho spuntato più o meno così 2-3 centimetri, non ho spuntato tanto perché ho detto poi se ne sento ancora secche, se vedo qualche doppia punta c'è sempre tempo a levare un altro pochino di capelli, a tagliare un altro pochino di capelli. Ho fatto una piccola accorciatina anche allo pseudo ciuffo che avevo, perché negli ultimi tempi si era allungato parecchio. Ho cercato di non fare danni, quindi sono andata già sulla strada fatta del ciuffo, perché appunto avevo intenzione di andare dal parrucchiere per tagliare le punte e volevo rifare il ciuffo, però come vi ho detto le finanze mi servono per cose utili, non ho avanzi, diciamo così, non ho avanzi finanziariamente parlando, da utilizzare per le cose più futili, perché alla fine fra il tetto e il parrucchiere, il tetto, ho le bollette in scadenza, sono più importanti quelli e non il parrucchiere, proprio sinceramente detto con il cuore. Ci sono le priorità della casa che vengono per prime, poi quando ci sarà la possibilità, perché comunque la ruota gira, non è che le cose devono sempre andare male, magari oggi vanno male, domani andranno alla grande, si spera che domani andranno alla grande, e quindi ho fatto tutto da me, diciamo così, e oggi, avendo un pochino di tempo in più, il bambino sta dormendo, come ho detto nel pomeriggio andremo dal pediatra, spero in buone notizie, se andrà tutto bene da domani ricomincerà ad andare a scuola, quindi avrò più tempo libero, diciamo così, avrò più, non tempo libero, avrò un pochino di tempo in più per girare il video, perché comunque nel girare il video, il montaggio del video, il caricare il video richiede parecchio tempo, quindi non è che ci mettiamo davanti alla fotocamera a dire castronerie e poi mettiamo il video per magia su YouTube. Dietro a un video c'è tanto lavoro, perché appunto devi avere la testa sgombra da pensieri per appunto vedere cosa portare, che contenuti dare al tuo pubblico, devi poi girare il video, devi fare il montaggio del video, perché magari un video di chiacchiere si può stare a chiacchierare anche 40 minuti, poi lo devi restringere a una ventina di minuti, anche perché altrimenti non caricherebbe in nessun modo. E niente, mi sono dilungata anche un po' troppo, vi mando
un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!